Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci la sua nuova scrittura titolata Geniale, pubblicata da Feltrinelli, ora 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Massimo Polidoro, leggo nei risvolti di copertina, giornalista, scrittore, docente universitario, divulgatore scientifico e autore di oltre 50 libri e più di 1000 articoli pubblicati su Focus e diverse testate internazionali. Beh, cosa si sente, Massimo Polidoro, quando uno ascolta qualcuno che legge oltre 50 libri, più di 1000 articoli? Credo che è una bella cosa, ma fa venire anche un po' di timore, no? Questa cosa, o no? Ma spero di no. In realtà è un po' il frutto di quello che racconto nel libro, cioè della passione che mi accompagna sin da quando ero ragazzino per questi argomenti, per la scienza, certo, per le storie che sembrano molto misteriose, per l'indagine scientifica, insomma, e che grazie alla figura geniale, appunto, che è al centro del libro, ho potuto trasformare nel mio lavoro. È la figura centrale nel libro. Sicuramente la figura di James Randi, ma è anche la figura di Massimo Polidoro, perché se non ci fosse stata questa intuizione da parte di Piero Angela, che cosa sarebbe stato se non ci fosse stato tutto questo? È una bella domanda, sì, in effetti, no? Come sarebbero potute andare le cose? Discorso di sé e di ma. Esatto, uno sliding doors. Diciamo che è stata una fortuna, sicuramente. E il fatto che abbia scritto queste lettere, che poi abbiano trovato un ascolto attento e come dire, che ha incoraggiato questa passione, non è scontato. Quindi davvero, da un lato la fortuna di incontrare queste persone, dall'altro anche, se vogliamo, il fatto di scriverle, perché quello che ho fatto non è nulla di speciale, però tante volte magari non si scrive, non si chiede, non si manda nulla a qualcuno perché si pensa, ma tanto non mi risponderanno mai o qualcosa del genere, no? E invece la risposta è arrivata. Ora, questo titolo geniale non si riferisce a persone che vivono in una torre d'avorio e poi ogni tanto scendono, no, a raccontarci cose, ma sono persone normali, e nella normalità delle cose qui impariamo, soprattutto i ragazzi imparano, che bisogna approfittare di ogni occasione per fare l'esperienza che ci può tornare utile nella vita, perché quella cosa, quella lettera che lei ha mandato ha aperto una porta, e questo è importante. Sì, è proprio così, nel senso che riuscire a cogliere le occasioni, anche a favorirle, no? Come si dice, la fortuna aiuta chi si aiuta, insomma, aspettare che le cose accadano semplicemente perché ci piacerebbe che accadessero, standosene seduto in casa, è difficile che accadano e che si verifichino. Quindi l'incoraggiamento è indubbiamente quello di seguire ciò che ci appassiona, ciò che ci interessa, e di cercare occasioni, favorirle, insomma, e coglierle quando ci sono. Ma quando era bambino, Massimo Polidoro, cosa sognava di fare da grande? Ah, tante cose, credo. Mi ricordo che mi sarebbe piaciuto fare il disegnatore, ma i fumetti, perché mi piacevano molto e li disegnavo. Mi piacevano i giochi di prestigio, quindi magari chissà sognavo di fare anche quello, il prestigiatore. Non mi sembra che sognassi di fare l'astronauta, però insomma lo spazio e la fantascienza erano comunque un argomento che mi appassionavano molto. E adesso andiamo a conoscere, seppure nella brevità di questa conversazione, questa straordinaria figura di questo che potremmo considerare un mago, no? Ma nella sua accezione più bella, più positiva e più coinvolgente, perché è magia quello che attraversava quell'uomo, James Randi, quell'uomo di una discrezione assoluta, Massimo Polidoro. Ce lo vuole raccontare? Beh, Randi sì, è stato effettivamente, proprio in senso letterale, un mago, un illusionista, un prestigiatore per tanti anni della sua vita, iniziato proprio da
da bambino, quasi da ragazzino, fuggendo di casa e unendosi a un circo, figuriamoci, nel Canada ancora degli anni 40, 30, 40, poi intraprendendo questa carriera di illusionista, diventando molto famoso negli Stati Uniti, finendo in tantissimi programmi televisivi, in tantissime serie. C'è un episodio, tanto per dirne uno, di Happy Days, quella serie che tutti noi ricordiamo, tutto dedicato a lui, per esempio. E poi però questa sua capacità di creare illusioni, no? Di stupire il pubblico, facendo finta di avere facoltà paranormali, ma ovviamente a fin di intrattenimento, senza mai pretendere di avere davvero questi poteri, l'ha messa al servizio della scienza, perché si è reso conto che, a differenza di fisici, di chimici, di biologi o altro, lui riusciva a riconoscere l'inganno, la truffa da parte di quei personaggi che sostenevano di avere facoltà paranormali e in realtà usavano dei trucchi, solo chi è esperto, solo chi sa riconoscere i trucchi e li crea, è capace di individuarli. Lo scienziato, come tutti noi, si lascia ingannare perché non è il suo mestiere, e quindi è diventato una figura davvero di riferimento per il mondo scientifico ogni volta che c'era qualche personaggio, qualche affermazione straordinaria che meritava un paio di occhiali speciale, ecco. E gli occhiali speciali, certo, Vincenzo Randi li aveva, tra l'altro, lui essendo stato propriamente un mago. È chiaro che lui non voleva tanto, se ho ben capito, smascherare chi faceva le cose di illusione, ma smascherare, esatto, quelle notizie scientifiche, e oggi ne sappiamo qualcosa, che giravano in quel tempo e che girano tuttora. Ecco, la sua passione più grande era proprio quella, smascherare gli imbroglioni usando la passione, l'intelligenza e soprattutto il desiderio di conoscere cose nuove. Sì, è proprio così. Da un lato c'era la sua insofferenza, la sua davvero il fastidio che gli davano, perché anche da ragazzo aveva visto tanti di questi personaggi approfittare del bisogno delle persone più deboli, di chi stava male, di chi soffriva, e questi personaggi promettevano cure miracolose, promettevano di parlare con i defunti che non c'erano più, e chiaramente stavano abbindolando le persone più deboli, e quindi è diventata un po' una missione la sua, quella di aprire un po' gli occhi delle persone, ma anche mettere alla berlina i truffatori. Ma dall'altro c'è sempre stata nella sua vita questa curiosità assoluta, quella che questo senso di meraviglia per tutto ciò che ci circonda, che lo ha accompagnato per tutta la vita. Io sono stato suo, come dire, non solo allievo, ma poi siamo diventati quasi parenti, no, dall'affetto che c'era tra di noi per i successivi 30 anni, e per tutta la vita lui ha sempre avuto una curiosità straordinaria. Ogni cosa suscitava domande, voler sapere. Quando passeggiavo con lui in qualunque posto del mondo, lui aveva mille aneddoti su qualunque cosa incontravamo, perché voleva sapere sempre. E avevate la passione di una comune lettura, quella di Sherlock Holmes. Ah sì, certo, quella è effettivamente una delle cose che ci accomunava, perché Sherlock Holmes è una figura meravigliosa, è ancora capace oggi di affascinarci, di tenerci incollati alla pagina, nonostante siano storie, romanzi, racconti scritti più di 100 anni fa. Ha fatto sicuramente un capolavoro Conan Doyle in quanto scrittore. Poi in quanto persona, in realtà, Conan Doyle era anche propenso a credere ai fantasmi, alle fate, quindi era un po' l'opposto di Sherlock Holmes. Ma Sherlock Holmes era invece la razionalità fatta persona, insomma, forse fin troppo. Però alcune delle sue osservazioni, molto del suo approccio, lo ritroviamo non solo nel lavoro di Randi, ma proprio nella scienza, a partire dal fatto che è inutile fare ipotesi, immaginare una spiegazione per qualcosa, se prima non si esaminano tutte le prove, che è esattamente quello che fa la scienza. Ci sono in questo libro 13 lezioni che Massimo Polidoro ha ricevuto da questo mago leggendario sull'arte di vivere del pensare. Sono tutte importanti, ma vedo quella che ho sottolineato di più casualmente stamattina facendo il ripasso tra le sottolineature è quella di non disperdere la tua attenzione. Ora, è vero, oggi come oggi la parola attenzione è una parola importante, e viviamo un po' di quella sindrome di attenzione parziale sempre di più, vero?
Sì, quello è un grosso problema, proprio perché siamo ormai circondati da una quantità di stimoli, di richiami, di tentativi di catturare la nostra attenzione da parte dei device con cui ormai conviviamo dalla mattina alla sera, che ci costringe a distogliere costantemente l'attenzione. E l'idea che alcuni hanno che la nostra attenzione sia infinita, possiamo spenderla come vogliamo, è completamente sbagliata, proprio perché non solo non è infinita, e anzi nel corso della giornata cala sempre di più se noi la disperdiamo così facilmente, ma anche nello stesso momento l'attenzione può focalizzarsi solo su una cosa, quella del multitasking, che è una parola che va molto di moda. È un'altra illusione, nel senso che noi pensiamo di poter fare più cose contemporaneamente senza renderci conto che le facciamo male, perché da ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, il nostro cervello fatica a spostarsi da una cosa all'altra. Massimo Polidoro, io la vorrei fermare su questa parola multitasking, perché abbiamo ragionato insieme con Luca De Angeli proprio l'altro ieri sulla multidisciplinarietà. Tra le due parole, quale differenza corre? Multidisciplinarietà probabilmente la possiamo intendere nel senso di poter seguire o poter incrociare più discipline in una ricerca, in uno studio, in un approfondimento personale. Il multitasking invece significa proprio fare tre cose contemporaneamente, cioè rispondere al telefono, intanto scrivere una cosa, intanto parlare con un'altra persona. È chiaro che non si possono fare queste, certo, se noi stiamo passeggiando per strada e parliamo al telefono è una cosa che ci riesce bene, perché passeggiare ci viene facile, anche se dobbiamo stare attenti, perché se attraversiamo distratti rischiamo di farci investire da un'auto, quindi non è così semplice nemmeno di fronte a compiti semplici. Però quello che oggi si intende molto spesso è l'illusione di poter fare 3-4 compiti contemporaneamente, di poterli fare bene, così non è, purtroppo. Lei ci racconta quando è partito dall'Italia e ha incontrato per la prima volta James Randi. Sì, è stata un'esperienza straordinaria. In realtà l'ho incontrato in Italia, perché lui era venuto insieme a Piero Angela per un incontro rivolto al pubblico. Io sapevo che veniva, mi aveva risposto alle lettere, mi era risposto anche Piero Angela, mi aveva invitato a quell'incontro, e io ero andato con il desiderio più grande di farmi una foto insieme a Randi, magari farmi autografare un suo libro, e invece è finita 3 giorni dopo che ho avuto la possibilità di seguirli a Roma. Sono stato invitato proprio da Piero Angela ad andare con loro a Roma, e si è conclusa con l'invito a partire per gli Stati Uniti di lì a qualche mese per diventare l'allievo di Randi. Quindi direi che è stato un incontro che mi ha cambiato la vita. Ma Piero Angela si stupisce ancora per come lei scrive velocemente a macchina, adesso a computer ovviamente. Sì, questa è una cosa che mi fa sorridere, in effetti, perché quando ci capita, insomma, di lavorare insieme per qualcosa, per Superquark o per altro, magari prendo appunti mentre lui parla scrivendo al computer, e siccome è tutta la vita che lo faccio, non guardo la tastiera, ho imparato da ragazzino a scrivere a macchina senza guardare la tastiera, e quindi vado molto veloce, e lui ancora oggi si stupisce. Massimo Polidoro, autore del libro geniale pubblicato da Feltrinelli, Urrà, ma prima di salutarci, come sempre, Massimo Polidoro, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, ce ne sono sempre diversi, perché a me piace molto leggere, ma tra i tanti che sto seguendo c'è Sulle origini della vita, del significato e dell'universo di Sean Carroll. È uno sguardo d'insieme. Sean Carroll è un fisico. Però è una bellissima visione dal punto di vista scientifico dell'universo e del mondo che ci circonda. Libro pubblicato, se non ricordo male, da Einaudi, sulle origini, esatto, della vita, del significato e dell'universo. Grazie davvero Massimo Polidoro e buon lavoro. Grazie a voi, è un piacere.